Partiamo con le news. Saranno ufficializzate domani da parte del presidente della Lega Calcio le date possibili per il recupero della partita Roma-Parma sospesa ieri dopo pochi minuti per impraticabilità del campo dell'Olimpico. Saranno comunque indicate due date possibili, il 2 aprile, probabilmente alle 20.45, se la Lazio sarà eliminata dall'Europa League oppure se giocherà fuori casa l'andata dei quarti di finale, altrimenti Roma-Parma si recupererà il 9 aprile. Secondo quanto si è appreso, occorre attendere il giudice sportivo per avere con esattezza i dati sul tempo da recuperare. Rinviata Roma-Parma, ora si lavora per cercare di far giocare Roma-Napoli di Coppa Italia. Le condizioni meteo di questa mattina hanno permesso agli operatori che curano il manto erboso dell'Olimpico da parte di Coni Servizi di poter effettuare dei buchi sul terreno di gioco per consentire un miglior drenaggio. Sono stati usati prodotti tensioattivi ed un macchinario speciale che perfora in profondità per asciugare il terreno di gioco. Nel primo pomeriggio poi sono stati ricollocati i teloni antipioggia che resteranno a copertura del campo fino a domani mattina, quando verrà effettuato un nuovo sopralluogo per poi ricollocare i teloni fino a mercoledì sera. Non si poteva fare qualcosa per disputare Roma-Parma? Non lo so, non lo devo dire io, ma notoriamente il manto dell'Olimpico è considerato tra i primi della classe. Inoltre ieri c'erano anche i teloni, ma è piovuto tantissimo al punto che il Tevere è cresciuto di 7 metri. Lo ha detto il presidente del CONI, Giovanni Malagò, a Un giorno da pecora su Radio 2. E la Roma è tornata subito in campo per preparare la sfida di Coppa Italia con il Napoli. Con il gruppo ha lavorato anche Bastos, per la prima volta senza tutore al braccio. Prima parte dell'allenamento dedicata alla tattica, poi la squadra è stata impegnata nei test atletici per finire con una serie di partitelle a tema. Differenziato per Pjanic e Toloi, fisioterapia per Dodò e Balzaretti, lavoro specifico in palestra per Maicon. Valon Berami è tornato a lavorare con i compagni, il centrocampista svizzero quindi sembra aver superato completamente i problemi al piede sinistro che lo avevano fatto temere anche per quanto riguarda un'eventualità di un intervento chirurgico. Berami potrebbe quindi tornare tra i convocati già per la trasferta di Coppa Italia di mercoledì prossimo a Roma. Oggi Benitez ha fatto effettuare una seduta di scarico alla squadra e corsa, ma soltanto a chi ha giocato a Bergamo, mentre gli altri hanno svolto allenamento tattico e partitella a campo ridotto. Debutta con uno 0-0 contro il Benfica la Roma Primavera al torneo di Viareggio. Impegnati dal primo minuto i nuovi acquisti Marin, Tibolla e Radonic, soltanto panchina per Vestinischi e Berci. Eddie Reia chiede scusa alla Roma: dopo la partita avevo un po' di adrenalina in corpo, ha spiegato il tecnico della Lazio. Ha augurato che qualche giocatore della Roma si infortunasse. Non volevo esasperare una situazione già esaltata. Ieri volevo fare una battuta, mi è scappata una frase infelice. Negli anni passati ho anche io ricevuto qualche offesa, ma uno come me non può cadere su certe cose, dunque chiedo scusa. Leonardo Bonucci esulta per il successo contro l'Inter. È un successo quello conquistato contro i nerazzurri, definito dal difensore bianconero un altro mattoncino verso il terzo scudetto. Vincere aiuta a vincere, raggiunto attraverso il sito ufficiale della Juventus. Il derby d'Italia non potevamo farcelo di certo scappare. Una partita da mille motivazioni, sempre con un sapore particolare. Ora ci aspetta un'altra finale. Il Verona la definisco la squadra rivelazione di questo campionato, forte soprattutto fra le mura di casa. Sarà una battaglia perché per loro è la partita dell'anno. Niente Europa League per Fabio Quagliarella, escluso dalla lista appunto europea dalla Juventus. Presente invece Pablo Daniel Osvaldo, così come Tevez, Llorente, Vucinic e Giovinco. Esclusione eccellente anche per il Napoli, che rinuncia a Jorginho. Inseriti invece Enrique, Goulam e Reveillé. Si chiude stasera con il derby della Lanterna il 22esimo turno di Serie A. Tra poco le formazioni, si gioca un importante turno anche in Premier League, dove si affrontano nel Monday Night Manchester City e Chelsea. Abbassa la tua radio per favore. Arrivano gli anni della televisione e la radio si reinventa. 92.7.